Siamo col nostro amico Fabio Massimillo, Don Fabio. Don Fabio viene da Taranto, però poi ve lo presento dopo. Prima ascoltiamo un suo canto che probabilmente conoscete, alcuni di voi sicuramente lo conoscono. E facciamo silenzio, cantiamo insieme, ti cerco Signore, mia speranza.
Don Fabio è un sacerdote della diocesi di Taranto. Ti sei portato in fanzo? No. Ed è direttore del coro della diocesi di Taranto. Se no ci sono gli altri pugliesi che poi si offendono. Dopo gli studi teologici ha fatto la sua specializzazione in sacra liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant'Anselmo in Roma e poi ha frequentato i corsi di perfezionamento in canto gregoriano, direzione di coro e composizione qui al Pontificio Istituto di Musica Sacra e la sua produzione artistica nell'ambito della musica sacra comprende canti per la liturgia, mottetti, messe, oratori e accanto a questi anche brani sinfonici, da camera e un'intensa attività di concerti. Sembra che sto parlando di un vecchio, ma c'ha meno della metà della mia età, lui qui, meno della metà, pensate. E quindi lui ci parlerà del dialogo tra il coro e l'assemblea per un'attiva partecipazione dei fedeli. Quindi un argomento nostro, diciamo, dei cori. Grazie a Don Marco e all'organizzazione generale di questo convegno internazionale per avermi invitato a offrire il mio contributo a questo evento. Il contributo che intendo offrire è di ordine teologico, perché mi sembra che oggi sia assolutamente urgente e necessario richiamare alla coscienza la dimensione teologica della musica sacra come luogo di incontro con Dio, soprattutto quando essa si esprime nella forma del canto durante le celebrazioni liturgiche. Nella mia breve e circoscritta esperienza di presbitero e di musicista ho già potuto sperimentare che quando la musica è utilizzata nel suo vero intento, che è la glorificazione di Dio e l'edificazione dei fedeli, la vita cristiana della comunità si trasfigura, diventando immagine della gioia di Dio. Il primo punto che vorrei affrontare è l'assemblea che è un corpo che canta la risurrezione. Questa immagine noi la riceviamo dalla rivelazione. La Chiesa è un corpo vivente. Ciascun uomo entra nell'assemblea attraverso un rito battesimale. La propria carne, immersa nelle acque del battesimo, viene purificata e trasfigurata. La carne mortale dell'uomo vecchio, che era stato ingannato dal veleno del serpente che gli aveva fatto credere che Dio fosse geloso delle sue cose e di sé. Quella carne muore e la sua polvere è chiamata a consumarsi nella terra. E nel battesimo l'uomo diventa un essere spirituale, nel senso che riceve nella sua parte più intima uno spirito che, come dice Paolo, grida al Padre, chiamandolo per nome. Lo Spirito Santo che il neofita ha ricevuto è il canale attraverso cui una creatura può rivolgersi al suo Creatore, è la dimensione di Dio inciso nel cuore dei fedeli. L'uomo diventa così un essere spirituale, non nel senso che tralascia l'interesse per il mondo, ma nel senso che lo Spirito di Dio che egli ha ricevuto attraverso il battesimo comincia a prendere possesso di tutto lo spazio esistenziale di una creatura. Pian piano non è più la carne che domina, né la psiche, ma lo Spirito di Dio. Un uomo veramente spirituale è l'uomo nuovo, rivestito di una veste bianca che deve portare senza macchia per la vita eterna. Una creatura per natura non potrebbe rivolgersi direttamente a Dio se non per mezzo dello Spirito, perché la creazione e il Creatore sono su due piani totalmente diversi. Ma perché questo si possa realizzare, cioè che un popolo diventi una famiglia, è stato necessario un sacrificio cruento e violento, quello del Figlio di Dio.
Gli uomini sono resi degni di stare davanti a Dio attraverso l'opera del Figlio unigenito. Egli ha preso su di sé le nostre colpe e si è reso colpevole di tutti i peccati degli uomini. Così il Padre ama negli uomini ciò che ha amato nel suo Figlio. Tutto questo dinamismo ci crea un corpo. Da carne mortale gli uomini diventano corpo vivente, chiamato a vivere nell'eternità. A questo punto immagino che vi stiate chiedendo se sono venuto a fare una relazione sulla musica sacra o una catechesi sul battesimo. Ma è proprio questo il punto. Cosa ha a che fare il canto e la musica sacra con la considerazione di una chiesa come corpo? È un punto importante, perché capire il senso della chiesa come corpo significa capire il senso di dover cantare nella liturgia. Cantare è proprio di chi ha un respiro, e respirare è proprio di chi è vivo, e colui che è vivo sta in piedi, a differenza di colui che è morto. Non si può cantare da seduti, e non solo perché il diaframma non funziona, ma perché dietro di esso c'è un significato ancora più profondo. E se ci pensiamo, il termine risurrezione deriva da anistemi, che significa sono alzato, sono in piedi, sono vivo. Ne deriva che solo chi sta in piedi può cantare. Ciò significa che cantare è proprio dei viventi. E la Chiesa, radunata dal Padre, celebra e canta come un corpo vivente, come un uomo nuovo. Se noi cerchiamo l'introito della Messa di Pasqua, che abbiamo già citato in giornata, dice Resurrex et aduc tecum sum, sono risorto e sono sempre con te. Tu hai posto la tua mano su di me, alleluia, è stupenda per me la tua saggezza, alleluia. Questo brano, che costituisce un apax, cioè un unicum nella liturgia, è l'unica volta in cui Cristo parla in prima persona al Padre e gli dice sono risorto, sono in piedi. Il testo è tratto liberamente dal Salmo 138. Questo salmo è un inno alla sapienza di Dio, a colui che, come dice Giobbe, vede la condotta e conta tutti i passi. L'introito di Pasqua riprende il testo del Salmo e lo rilegge alla luce della vicenda pasquale di Cristo. Egli infatti è colui che si è prima disteso nel mistero della morte, quindi, e poi è stato rialzato dal Padre per la potenza della risurrezione. Questo corpo è il corpo di Cristo in piedi la mattina di Pasqua, ma siamo noi che lo cantiamo. Quindi noi siamo la voce di Cristo che canta al Padre. Nella liturgia avviene infatti questa trasposizione, e anche nelle basiliche cristiane, quelle più antiche, noi abbiamo le arti figurative che ci aiutano a cogliere questo senso. La croce gemmata, il simbolo del re, posta sull'altare, mentre l'assemblea è rivolta verso l'Oriente, luogo dove sorge il sole, simbolo della risurrezione. Quando poi sarà cantata successivamente la sequenza Victime Pascali, all'espressione Mors et Vita conflixere mirando, e poi Regnat Vivus, l'assemblea stessa entrerà in una comprensione teologica più profonda di quello che ha cantato all'inizio. Tutta la liturgia infatti è una realtà modulante, la modulazione in musica è proprio il procedimento in cui si tiene una realtà precedente per passare all'altro ambito tonale, no? È come se ci fosse una trasposizione attraverso qualcosa che c'è al centro. E anche nella liturgia ci sono dinamiche simili. Il mistero creduto e proclamato, cantato, diventa la causa-effetto per il canto successivo. Solo per questo io posso cantare Kyrie eleison, perché se ho cantato che Cristo è risorto, è il re vittorioso tornato dalla guerra, colui che ha combattuto una battaglia ed è tornato vittorioso, e siccome è il Pio, adesso può avere pietà dei sopravvissuti che siamo noi. Ed è per questo che noi, guardando la croce gemmata e rivolti verso l'Oriente, cantiamo Kyrie eleison, non nella maniera antica, ma nella maniera nuova. Questo Kyrie è il Cristo, Gesù Cristo. Nella lettera agli Efesini, San Paolo, mentre parla della molteplicità dei doni di Cristo alla Chiesa, afferma: agendo secondo verità nella carità, noi cerchiamo di essere, di crescere in ogni cosa tendendo a Lui, che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura,
secondo l'energia di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Ne consegue che la Chiesa è un corpo con tante membra. Questo corpo ha un capo, che come dice Paolo è Gesù Cristo. Le altre membra sono invece la comunità dei figli di Dio. Parlare del rapporto che esiste tra il ruolo del coro e il coinvolgimento dell'assemblea nelle celebrazioni necessita subito di impostare la questione nei termini appropriati. Quando comunemente si parla di assemblea, spesso si pensa ai fedeli laici del popolo di Dio distinti dai ministri e dai chierici. L'assemblea celebrante è tutto il popolo di Dio. Il popolo di Dio non esaurisce l'assemblea, ma comprende tutta la Chiesa convocata per celebrare l'Eucaristia. L'assemblea è una convocazione di membri chiamati a stare in essa con un dovere e un diritto, per mezzo di una qualità specifica, che è la dignità. Ciò che mi permette di poter stare in un'assemblea è l'essere degno di poterci stare. Avviene in tutte le assemblee del mondo questo. E anche per la Chiesa è così. Per noi cristiani, che celebriamo l'Eucaristia, la dignità noi la riceviamo attraverso il battesimo. Esso è l'atto consacratorio che segna l'appartenenza di un uomo o di una donna ad un ambito sacrale liturgico, che abbiamo già detto essere la famiglia di Dio. Il battesimo rende a ciascuno una uguaglianza sostanziale e una diversità funzionale. Non c'è da meravigliarsi allora se si afferma che anche il sacerdote fa parte dell'assemblea, perché l'assemblea liturgica, come ogni tipo di assemblea umana, è fatta da chi presiede e da chi è presieduto. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un solo corpo, così anche l'assemblea è costituita da diverse membra, che pur essendo molte costituiscono un'unica realtà. L'assemblea liturgica è costituita per rendere il culto a Dio e lo esprime in una molteplicità di ministeri. All'interno dell'assemblea ci sono i ministri ordinati, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, i ministri istituiti, i lettori e gli accoliti, e i ministri di fatto, i ministri straordinari della comunione, il salmista, i ministranti, coloro che leggono le letture, coloro che sono deputati all'accoglienza, gli ostiari di una volta, i commentatori, coloro che raccolgono le offerte, coloro che assolvono il servizio del canto a vario titolo, i cantori, il maestro di coro, l'organista ed eventuali altri musicisti e la stessa scuola cantorum. Ciascun ministero è riconosciuto dalla comunità ed è a servizio di tutta l'assemblea. Il coro dell'assemblea è la parte dell'assemblea deputata al servizio del canto, è la parte più preparata dell'assemblea nell'ambito del canto. Come abbiamo detto prima, è la parte che canta meglio. Ma ciò non significa che chi deve cantare durante la celebrazione sia solo il coro o la scuola cantorum, ma semplicemente che la scuola cantorum o il coro è la parte dell'assemblea che ha come ufficio proprio quello di cantare. La scuola quindi è un ponte ministeriale tra il presbiterio e il luogo del popolo di Dio. Alcuni dei documenti liturgici più antichi ci dicono anche dove deve essere collocata fisicamente l'assemblea, che non è la cantoria, perché la cantoria sfrutta il soffitto e quindi approfitta di un fenomeno acustico per cantare meglio. Però dal punto di vista teologico la scuola cantorum è un ponte vero e proprio tra il popolo di Dio e il presbiterio, quindi è giusto che sia in mezzo. Questo noi lo vediamo fisicamente nelle basiliche più antiche, è stato pensato in questo modo e così dovrebbe essere ancora oggi. Il ministero proprio della scuola nei confronti dell'assemblea esiste perché questo possa rendere culto a Dio nella lode e nella gioia. La sua presenza ha senso se coinvolge l'assemblea in una condizione liturgica capace di rendere il vero culto nella contemplazione e nella celebrazione dei divini misteri. Per esprimere questo rapporto, cioè, ripeto, tra l'assemblea e il coro, ci serviamo di una metafora umana. Il corpo umano ha in sé un proprio apparato vocale, capace di emettere suoni,
ma quando questi vengono emessi è tutto il corpo che ne partecipa. Come un corpo ha i polmoni, che sono gli organi che si occupano del respiro, così la Chiesa ha la Schola Cantorum tra i suoi ministeri. Ma ciò non significa che cantano solo i polmoni. I polmoni, come il coro, aiutano tutto il corpo a respirare. E questo respiro diventa una risonanza globale, in grado di far risuonare tutto il corpo e anche ciò che lo circonda. La vibrazione infatti raggiunge tutte le membra del corpo, persino quelli che sembrano non c'entrar nulla con l'apparato vocale. Così pure il canto della scuola deve trasformare l'assemblea e raggiungere ogni membro, perché questo possa vibrare. La scuola quindi rende idonea l'assemblea al culto, perché la sua voce deve far vibrare tutto il popolo di Dio. Terzo punto è la forma dialogica della celebrazione eucaristica. Noi abbiamo una ritualità non impostata su un monologo, ma su un dialogo. È strutturata come un dialogo nuziale, la nostra liturgia eucaristica, come un dialogo tra uno sposo che è Gesù Cristo e una sposa che è la Chiesa. Questo linguaggio dialogico presuppone delle forme. In un dialogo non capita mai che le persone parlino sempre in contemporanea o che uno parla e l'altro sta zitto e viceversa. Se una persona parlasse sempre solo di sé con altre sarebbe autocelebrazione, no? Ma Dio convoca l'assemblea in un'azione liturgica perché si crei un dialogo e le due realtà si raccontino e si parlino reciprocamente. La Schola Cantorum ha diversi compiti. A volte essa può fornire il giusto slancio al canto del popolo, come ad esempio nel caso del canto d'ingresso o del salmo. Altre volte può farsi voce dell'assemblea, come ad esempio il canto di offertorio. In altri contesti può essere la voce di Dio che fa un annuncio al popolo, come nel canto di comunione. Il Salmo 33 è il salmo esemplare per i canti di comunione. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Questo è il momento, infatti, in cui lo sposo, che è Gesù Cristo, entra nel cuore della Chiesa. Non è tanto il momento in cui la sposa si mangia lo sposo. Mi faccio la comunione, diciamo spesso, no? Ma il momento in cui lo sposo entra nella sposa e si incomincia a vivere in una simbiosi vitale. L'uno vive nell'altra e viceversa. Per questo il canto che accompagna questo momento liturgico dovrebbe essere il più gioioso possibile, perché è l'apice, perché tende alla pienezza. In questo momento si svolgono dei movimenti. Il presbitero scende dall'altare e va verso il popolo. Il popolo corre, lascia il proprio posto, si muove e va in processione verso il presbitero, camminando quindi verso l'Oriente. E nel frattempo la scuola, che è in mezzo al popolo, sta cantando, annunciando, invitando, gustate e vedete com'è buono il Signore. È anche in questo senso che noi raccogliamo i suggerimenti della Chiesa sui testi da dover cantare in quei giorni. Padre Piquet stamattina diceva che non è importante il repertorio nel senso della scelta stilistica, ma è anche soprattutto quello che si sta cantando, perché con la musica giusta quel testo prende uno slancio, una forza diversa. Il momento della comunione è infatti la corsa innamorata della sposa verso lo sposo che le propone le nozze. Questo canto può essere cantato anche soltanto dalla Schola Cantorum, anche perché praticamente noi non possiamo portarci libretti verso l'altare, no? Quindi è un momento in cui si è anche un po' più liberi. Quello che si deve aprire in quel momento è l'ascolto interiore. È anche possibile eseguire un canto dopo la comunione, che riempia il silenzio, che faccia risuonare l'incontro che c'è stato. Ma il canto dopo la comunione non è più importante di quello di comunione. È più importante quello di comunione. Se c'è tempo, si fa quello dopo la comunione. Concludo. La possibilità di cantare eleva la povertà del linguaggio parlato. Con Dio noi non potremmo parlare, perché la carne umana e il Dio ineffabile sono su due orizzonti troppo diversi tra di loro. Ma ciò che noi non possiamo definire e circoscrivere con le parole umane, possiamo contemplarlo e celebrarlo con la musica. La musica, inoltre, come la poesia, dice e non dice. Non ha la pretesa di esaurire il discorso, ma lascia aperto il cuore alla contemplazione.
Ricollocare la realtà della musica cristiana nella sua natura più profonda significa salvarla dal suo possibile fallimento. Perché o ci arrendiamo a comprendere che essa è molto più alta per essere banalizzata la scelta del repertorio o un discorso tecnico, oppure perderemo completamente il senso profondo per cui Dio ce l'ha donata. Esiste una frase molto bella all'interno degli Atti degli Apostoli. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Questi uomini assomigliavano a Gesù Cristo, perché per una straordinaria dinamica di vita l'uomo diventa ciò che contempla e colui che ama assomiglia sempre di più al suo amato. Non una somiglianza ad imitazione, ma una somiglianza che deriva dalla trasfigurazione. Ciò che avviene per gli uomini avviene anche nel creato. La musica, che è una creatura, si può trasfigurare in realtà cristiana, che parla di Dio e parla con Dio. Il canto ne diventa l'espressione più alta, capace di generare il Figlio di Dio nel cuore degli uomini. Un convegno internazionale di corali è il segno del desiderio ancora ardente di molta gente disponibile a cantare la bellezza di Dio. Anche se siamo pienamente consapevoli che le dinamiche delle nostre comunità non si risolvano con i convegni e con le conferenze dei relatori, siamo però altrettanto consapevoli che investire forze ed energie per occuparci di queste dimensioni sia già un buon punto di partenza. La musica sacra non è un problema da risolvere, ma una occasione da gustare, una dimensione di cui gioire. Non è tantomeno una realtà da analizzare come un moscerino al microscopio, ma è un dono di nozze di Cristo alla Chiesa. E nella misura in cui saremo capaci di ricollocarla nella sua giusta dimensione, che è il mistero di Dio crocifisso e risorto, saremo in grado anche di gustarla. Grazie. Questa vocazione del coro come mediazione è molto importante, perché è una responsabilizzazione dei cori. Se il coro non sta lì a cantare, ma sta lì a offrire a tutta l'assemblea la propria capacità, ma soprattutto la mediazione, una mediazione vera tra Dio e la povera gente qualsiasi che viene a messa, ecco, che magari è stonata, non sa cantare, ma il coro è una mano che li accompagna. E allora adesso andiamo all'estero, e il prossimo amico che ci parlerà è Don Oscar Valado Dominguez, che tanto si prepara. Ringraziamo Don Fabio. E cantiamo insieme Cantada al Señor, che è un canto di Santiago. Cantada al Señor, cioè, viene da Santiago. Thank you.
Don Oscar Valado Dominguez, come dicevamo, è dell'Arcidiocesi di Santiago de Compostela. E ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense, ha studiato liturgia alla Pontificia Università della Santa Croce, e qui è stato anche mio alunno, e musica presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma, qui non si è riuscito a essere. Attualmente lavora nell'ufficio liturgico della sua diocesi di Santiago, è professore di teologia e dal 2017 è responsabile musicale della Conferenza Episcopale Spagnola. Ci parlerà, il titolo è un po' diverso, Cantare nella Messa o Cantare la Messa? Un punto di domanda. Cantare nella Messa o Cantare la Messa? Grazie, Don Marco. Tenía que decir algo en español, lo siento. E adesso parlerò in italiano. In itagnolo. In itagnolo. Sono veramente contento perché parlare di cori mi fa ricordare la mia propria vocazione, vocazione sacerdotale. Da bambino che canto in coro. Lì mi sono reso conto che il Signore mi chiamava a qualcosa di bello, no? E anni dopo sono diventate prete. Ragazzi che cantate in coro, attenzione! È molto pericoloso, molto pericoloso. Cantare in coro può essere un'avventura. Vabbè, in questi prossimi 30 minuti vorrei riflettere con tutti voi sulla musica liturgica, specialmente nel contesto della Santa Messa. Tutti noi che siamo qui riuniti, cantiamo, dirigiamo, componiamo o suoniamo un strumento, ma prima di fare una qualsiasi di queste cose, ci siamo fermati a pensare per un momento cosa sia la musica liturgica, qual è il suo scopo, che posto occupa, qual è il suo contesto, come dovrebbe essere. Però non dobbiamo fornire una prospettiva soggettiva, cioè ciò che è la musica liturgica per me, ma ciò che è la musica liturgica, oggettivamente. Se non rispondiamo prima e tutte a queste domande, difficilmente potremo svolgere il nostro ministero, perché quando parliamo di musica liturgica parliamo della celebrazione della fede e questa non ci appartiene, ma ci è data da Cristo attraverso la Chiesa. Nella Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, nel capitolo VI dedicato alla musica, si afferma chiaramente che lo scopo della musica liturgica è glorificare Dio e santificare gli uomini. Ma curiosamente, se leggiamo un centinaio di numeri prima, il documento afferma che lo scopo della liturgia è lo stesso, glorificare Dio e santificare gli uomini. Ciò significa che la Chiesa ci insegna che la musica liturgica dovrebbe essere la stessa liturgia e non qualcos'altro. Da qui il titolo del mio intervento. Cantare la Messa, cantare nella Messa o cantare la Messa. Cioè introdurre i canti nella celebrazione o cantare la celebrazione stessa. La musica liturgica, essendo parte integrale della stessa liturgia,
ha il suo spazio naturale nelle chiese e soprattutto nel contesto della celebrazione liturgica. Ma questo contesto non si limita alla Santa Messa. Nella liturgia della Chiesa sono infatti inclusi i sacramenti, tra cui l'Eucaristia, che spicca come fonte culmine della vita cristiana, i sacramentali, benedizioni, consacrazioni, eccetera, e la liturgia delle ore. Sacramenti, sacramentali, liturgia delle ore, tutto questo in una cornice temporale unica che è l'anno liturgico, che si conclude proprio questa domenica con la solennità di Gesù Cristo, Re dell'Universo. Una volta chiarito quale sia lo scopo della musica liturgica e dove dovrebbe essere interpretata, ora possiamo rispondere a come dovrebbe essere la musica liturgica. E per questo dobbiamo parlare di testo e musica. Il testo dovrebbe essere preso principalmente dalla Sacra Scrittura, sebbene possiamo anche farlo delle fonti liturgiche, e se in qualsiasi momento viene glissato, deve comunque essere in comunione con la fede che professiamo. Per quanto riguarda la musica, essa deve essere originale, non adattata, e di qualità. E quando parliamo di qualità non intendiamo complessità, intendiamo musica ben composta, sempre alla ricerca del meglio. All'interno di questa qualità ci saranno opere più semplici e altre molto più complesse. Detto questo, potremmo pensare ai libri di canti presenti nelle nostre diocesi, parrocchie o comunità. Sono tutti i testi della parola di Dio, della liturgia stessa, o si riferiscono a qualcuno di queste due? Nel mio paese penso di no. Ogni volta che parlo di questo argomento penso un libro che ho letto recentemente di un prete canadese, James Malone, dal titolo Un rinnovamento divino, in cui parla del rinnovamento pastorale che ha fatto nella sua parrocchia e tra le altre cose cita come è riuscito a migliorare il repertorio utilizzato dal coro della sua parrocchia. Lo ha fatto applicando il metodo Jennifer. È così, metodo Jennifer. Ossia, ha invitato i membri del coro a leggere tutti i testi delle canzoni e gli ha detto: se sostituisci il nome Gesù a Jennifer e la canzone continua ad avere un senso, non è buona per la liturgia. Per quanto riguarda la musica, possiamo anche chiederci se tutto il repertorio che usiamo sia originale, cioè è stato composto per la liturgia, o al contrario, troviamo musica adatta. Non lo so, Disney, per esempio, oppure Leonard Cohen, l'Alleluia, no? Eccetera. O seppur essendo originale, è di qualità. Cantare la fede nel contesto liturgico va oltre un sentimento o un gusto personale. Presuppone una grande umiltà, un sincero e docile desiderio di fare ciò che la Chiesa ci chiede e non quello che noi, come capita a volte, vogliamo imporre. Pertanto, parlare di musica liturgica non significa discutere se è meglio cantare in latino nella nostra lingua, se migliori il canto gregoriano qualcosa di più popolare, se la polifonia è preferibile al canto unisono dell'assemblea o se l'organo migliore della chitarra. Tutte queste domande cessano di essere un problema quando nella fede
ci concentriamo sul vero significato del nostro ministero: dare gloria a Dio e santificare gli uomini, cioè cercare Dio e non cercare noi stessi. Ho già fatto riferimento al grande documento della riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Tuttavia, alcuni anni dopo, nel 1967, la Congregazione dei Riti pubblicò l'istruzione Musicam Sacram, in cui si espande il capitolo sesto della Costituzione Sacrosantum Concilium sulla musica. In questo nuovo documento si parla dell'importanza della formazione. Si dice che il coro è un vero ministero e anche qual è il suo compito specifico e come dovrebbe contribuire a partecipare attivamente a tutta l'Assemblea. Ma vorrei concentrarmi sui numeri 29, 30 e 31, poiché definiscono i gradi di partecipazione dei fedeli. In questo modo cercherò di rispondere alla domanda: quando cantare? Cioè, dovremo cantare tutto? Musicam Sacram divide i gradi di partecipazione in tre. Nel primo grado, e più importante, troviamo acclamazioni, risposte, antifone, dialoghi, il Padre Nostro e il Santus. Il secondo grado si riferisce soprattutto all'ordinario della Messa, cioè a testi che non cambiano mai: Kyrie, Gloria, Credo. Il Santus era nel primo posto, primo grado, e l'Agnus Dei. E il terzo grado è quello che appartiene al proprio, cioè a tutti i canti che variano in base al tempo liturgico o al grado di celebrazione, cioè solennità, festa, memoria, eccetera. Questi sono principalmente l'antifona o canto d'ingresso, di offertorio e di comunione, che hanno un carattere funzionale, nel senso che accompagnano, in questo caso, processioni. Trovate qualcosa di curioso in questa classificazione? Io, parlando dei tre gradi di partecipazione, ricordo il mio primo giorno in parrocchia, quando il direttore del coro è arrivato in sacrestia 5 minuti prima dall'inizio della celebrazione, sempre 5 minuti prima, e mi ha detto: Don Oscar, canteremo questo all'inizio, all'offertorio questo e alla comunione quest'altro. Io pensavo: e chi canta quello più importante? In alcuni punti i gradi di partecipazione sono stati scambiati e dobbiamo averli molto chiari. Ricordiamo: nel primo grado è più importante acclamazione, risposte, antifoni, dialoghi, il Padre Nostro, il Santus. Ciò significa che è possibile cantare tutte le parti della Messa in cui il sacerdote interagisce con l'Assemblea o risponde ad un'acclamazione o preghiera. Fin dall'inizio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fino alla fine, la Messa è finita, andate in pace. Ancora no, rimanete un po', ma... Cioè, l'invocazione iniziale, il saluto liturgico, il Signore sia con voi, l'atto penitenziale, l'amen della colletta, l'antifona del salmo responsoriale, l'acclamazione del Vangelo, la risposta alla preghiera dei fedeli, l'amen della orazione delle sue offerte, il dialogo del prefazio, il mysterium fidei, l'amen della dossologia, il pax vobiscum, pater noster, l'amen della orazione, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime cose da cantare. Tutto questo dovrebbe essere cantato anche se nella maggior parte dei casi è il sacerdote che dovrebbe farlo per primo, in modo che i fedeli possano rispondere. Ecco perché i sacerdoti hanno una grande responsabilità in questa materia, perché possono favorire o meno questo diritto dei fedeli a partecipare al primo grado della celebrazione. Il secondo grado si riferisce soprattutto all'ordinario. Abbiamo detto l'ordinario della Messa, cioè una serie di testi che non cambiano mai
e che se per qualche motivo non vengono cantati, devono essere recitati. Kyrie, Gloria, Credo, diciamo il Santus, ma è il primo posto, e Agnus Dei. Cantare il Kyrie, Kyrie eleison, non ha nulla a che fare con un canto di perdono. Risponde alla propria dinamica dell'atto penitenziale con cui si inizia la messa e dove riconosciamo i nostri peccati. Ci sono tre formule, delle quali le prime due sono simili: introduzione, richiesta di perdono e conclusione nell'atto penitenziale, vero? La prima è recitare il confesso a Dio onnipotente, e poi l'altra è il dialogo, pietà di noi, Signore contro di me, abbiamo peccato qua. Poi la conclusione. Come risultato del perdono ricevuto, acclamiamo Cristo Salvatore, il Kyrios, cantando in greco Kyrie eleison, con la convinzione che solo la sua misericordia può salvarci. In tal modo, in questi casi, il Kyrie non fa parte dell'atto penitenziale, ma è una conseguenza. Tuttavia c'è una terza forma che è stata inclusa nella riforma liturgica, conservando i vecchi tropi e includendo il Kyrie nell'atto penitenziale. È l'eccezione. C'è una introduzione, i tropi con il Kyrie e la conclusione. Nonostante tutto, il Kyrie non può mai essere sostituito da un canto di perdono, perché la dinamica della celebrazione sarebbe totalmente interrotta. Il Gloria è un inno con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello. È un gioiello di origine greca, ereditata dall'antica Chiesa orientale e introdotta nel rito romano in occasione della liturgia natalizia. Durante le quattro settimane di Avvento non lo cantiamo perché ci riserviamo di esultare de gloria, de gioia, la notte di Natale, ricordando il coro degli angeli che annuncia ai pastori di Belen la nascita di Gesù il Messia, dicendo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Per questo motivo, nell'ordinamento generale del Messale Romano si afferma che il testo di questo inno non può essere sostituito con un altro. Il Credo non è un inno o una preghiera, è la professione di fede, ciò in cui crediamo. A volte viene cantato un ritornello in risposta a ogni articolo di fede, credo, credo, amen, oppure tante altre, no? Ma è preferibile cantare il Credo, poiché il rinnovamento delle promesse battesimali ha un uso più limitato. Parlo adesso un attimino del Santus, anche nel primo grado. Non fa parte di questo secondo grado perché l'acclamazione più importante della celebrazione si trova nel cuore della preghiera eucaristica, dove noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme il Santo dei Santi, così come dice Giovanni nell'Apocalisse, riferendosi alla liturgia del cielo: Santo, Santo, Santo il Signore dell'universo, Dio dell'universo. È un momento sublime in cui ci uniamo con la Chiesa celeste. Per quello devono essere queste le parole. Infine, l'Agnus Dei è la litania che accompagna l'atto di spezzare il corpo di Cristo, un momento molto importante. Quando hanno riconosciuto il Signore i discepoli di Emaus? Nello spezzare il pane. Perciò questo importantissimo momento non può essere nascosto dal rito della pace. Inoltre, a volte il canto dell'Agnus Dei è sostituito da un canto di pace, e questo non dovrebbe essere fatto.
In primo luogo, poiché il rito della pace non ha un proprio canto nella nostra liturgia. Ricordiamo la lettera circolare della Congregazione per il culto divino del 2014. Anzi, può anche essere omesso del tutto il rito della pace. E in secondo luogo, la centralità di questo momento è la frazione del pane. È una curiosità. Il canto dell'Agnus Dei deve essere prolungato fino alla fine della frazione. Tutte queste parti, Kyrie, Gloria, Credo, Santus e Agnus Dei, costituiscono una unità chiamata ordinario della Messa. E questa unità deve essere trovata anche nella musica. Quindi non dovremmo prendere un Kyrie di una Messa, il Gloria di un'altra, eccetera. Dobbiamo preservare la unità, la unità. Se io canto, entro in una chiesa e ascolto Kyrie eleison, io so che quando arriva il Santus, cosa ascolterò? Santus, Santus. È lo stesso con altre messe, no? Dobbiamo cercare questa unità. Questo ci aiuterà ad usare, per esempio, un ordinario nel tempo dell'Avvento, un altro nel periodo natalizio, eccetera, come è contemplato, per esempio, nel graduale romanum. Il terzo grado è quello che appartiene al proprio, cioè tutti i canti che variano in base al tempo liturgico o al tipo di celebrazione, solennità, festa, memoria. Questi sono antifona o canto d'ingresso, antifona di offertorio, antifona di comunione. Ho già detto che queste tre antifone hanno un carattere funzionale perché accompagnano un rito, in questo caso processione, ingresso, offertorio, comunione. E dove troviamo i testi di queste antifone? I tre hanno uno stretto rapporto con la parola di Dio. Forse questa realtà funzionale ha causato la perdita della identità di questi canti. A volte i canti d'ingresso esprimono il movimento, la disposizione, non lo so. Veniamo, siamo qui, ci incontriamo, cantiamo, siamo stanchi, non lo so, eccetera, no? I canti di offertorio a volte descrivono spesso le parole pronunciate dal sacerdote nella presentazione dei doni. Ti offriamo, ti presentiamo, noi benediciamo, siamo stanchi di lavorare, tante cose. E sui canti di comunione sembra che ci sia una legge non scritta dove si dice che tutti i canti alla comunione debbano essere canti eucaristici. Mi dispiace. Ma non dovrebbe essere così. Ancora una volta dobbiamo andare oltre, nel profondo del mistero che celebriamo. Questi canti dovrebbero brillare soprattutto per il contenuto del loro testo, perché riguarda i canti del proprio, cioè il giorno stesso. Allora, dove possiamo ispirarci per comporre un canto d'ingresso? Facile. Prendiamo un messale, o cerchiamo su Google, più facile, cerchiamo dove sono le preghiere, troviamo prima di tutto davanti alla colletta un testo che dice antifona d'ingresso e si può leggere il testo biblico corrispondente al giorno. Vi ricordate quando ho detto che i testi dei canti liturgici devono essere presi dalla Sacra Scrittura? Beh, questo è un chiaro esempio. Questa antifona ci darà la chiave per capire il mistero che sta per iniziare. Allo stesso modo l'antifona alla comunione, anch'essa è tratta dalla Sacra Scrittura, ci ricorda i testi proclamati della liturgia della parola, simboleggiando, questo è molto importante, simboleggiando che noi ascoltiamo la parola ma ci nutriamo anche di essa, perché la parola si è fatta carne.
Dico soltanto alcuni esempi. Terza domenica di Avvento, domenica Gaudete, antifona d'ingresso. Possiamo cantare siamo qui, veniamo, ci raduniamo, vabbè, tutto sempre lo stesso, no? Ma l'antifona ci dice rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino, perché manca una settimana per il Natale. Ma l'antifona di comunione di questo giorno dice dite agli sfiduciati coraggio, non abbiate timore, ecco il nostro Dio viene a salvarci. Non parla, non è un canto eucaristico, parla di quella parola che è stata proclamata. E anche così a Natale, a Pentecoste, alla Immacolata Concezione, in ogni festa ci sono tutti questi esempi. Finora non ho detto niente dell'antifona dell'offertorio, poiché non è attualmente nel Messale. E questo perché nella riforma del Concilio Vaticano II sono state create due distinte commissioni, una per i musicisti e un'altra per i liturgisti. I liturgisti credevano che non fosse necessario includere questa antifona, già che il momento dell'offertorio non aveva la stessa identità del rito antico, del rito precedente. Tuttavia i musicisti volevano preservare queste antifone della tradizione con la loro musica. Tutto questo lavoro si trova nel Graduale Romanum, dove ogni antifona del Messale, comprese quelle dell'offertorio che non ci sono più, ha la sua musica. Non dovremmo usare canti meramente funzionali che non differenziano i tempi liturgici e le diverse parti. E lo stesso con i canti di comunione. Per questo dobbiamo essere creativi e selezionare bene i nostri repertori. Per finire, mi dispiace di essere stato così pesante, ma mi permetto di elencare quattro principi pratici e fondamentali che credo ogni coro o corale che serve la celebrazione liturgica e il popolo di Dio dovrebbe tenere in considerazione. 1. Non improvvisare. Importantissimo. Se valutiamo veramente il ministero del canto e della musica nella liturgia, il nostro lavoro non può essere improvvisato. Quindi dobbiamo incontrarci, pregare, importantissimo, pregare, selezionare i canti, a volte chiedere a chi può saperne in più e specificare cosa si farà, chi, come e quando, perché a volte ci possono essere molte persone coinvolte, il presidente, il lettore, il salmista, il coro, i solisti, l'assemblea, l'organista o altri strumentisti. 2. Contestualizzare. È importante prendere in considerazione, prima di tutto, gli aspetti liturgici. Identificare qual è la celebrazione, qual è il tempo liturgico, è una solennità, è una festa, perché questo già indicherà se cantiamo il Gloria, il Credo, l'Alleluia, eccetera. Conoscere le letture che verranno proclamate per selezionare il repertorio più appropriato. E d'altra parte, contestualizzare per discernere questioni più tecniche, tonalità, tessitura, accompagnamenti, eccetera. 3. Provare. È così. Le prove sono fondamentali. Se vogliamo dare il meglio, se vogliamo dare il meglio che abbiamo al Signore, dobbiamo prepararci. Le prove non solo aumenteranno la nostra fraternità, no?
tra i contralti e soprani, no? Ma ci aiuteranno a migliorare ogni giorno di più. Per ultimo, 4, valutare. Tutto ciò che facciamo deve essere valutato. Solo allora possiamo correggere gli errori che sono stati fatti. Ma lo scopo non è dare la colpa, come sempre, ai soprani, no? Possiamo correggere, ma lo scopo è continuare a crescere e soprattutto camminare per raggiungere il nostro vero scopo, dare gloria a Dio e santificarsi. Grazie. Grazie a Don Oscar, poi le ripetizioni, le prove non sono solo un problema tra soprani e contralti, anche tra coro e maestro che viene linciato di solito. Allora, l'ultimo intervento, ma credo importante di questa sera, sarà col nostro amico Don Konstantin Reimayr, che viene da Vienna, città della musica, quindi, e il coro si sta preparando per cantare uno degli inni che sono diventati famosissimi, questo corale di Bach. Credo che lo eseguiranno però in una versione, come l'avete imparato voi, una versione che è quella doc di Bach, che non è proprio quella che normalmente si fa, ma che credo che tutti quanti avete imparato questa per l'occasione, e viene cantata in tedesco. Lodate Dio. Intanto, se Don Costantine.
Don Konstantin Reimayr si è laureato in musica all'Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna e ha conseguito una laurea in teologia presso l'Università di Vienna. Nel 92 ha ottenuto un diploma in organo e dal 97 al 2001 è stato direttore musicale a Mansfield College di Oxford e ha insegnato presso l'Università di Cambridge. Dal 2001 al 2005 è stato professore di organo e improvvisazione presso l'Università d'Arte di Graz ed in seguito è entrato al seminario di Vienna per essere ordinato sacerdote nel 2009, da poco. Young priest. Attualmente è capo della sezione di musica sacra dell'Arcidiocesi di Vienna e ci parlerà su un nuovo concetto di musica per la liturgia e la pastorale. Grazie. Avete le sforze per ascoltare un'altra intervenzione? Sicuro? Certo? Sono da paese di Bruckner, compositore molto difficile. Ma grazie mille dell'invito. È impressionante quante persone da tutto il mondo sono venute qui. Altrettanto impressionante le organizzazioni e i discorsi precedenti. Non solo il mio concetto è davvero nuovo, forse è molto vecchio. Ho ripetutamente sperimentato come attraverso il contatto con la musica le persone si interessano e si avvicinano alla Chiesa. Questo mi ha molto affascinato ed ho iniziato a riflettere sul legame tra la musica e la fede. Dalla mia esperienza ho tratto alcune conclusioni di cui vorrei parlarvi oggi. In primo luogo vorrei raccontarvi un'esperienza che mi ha segnato fino ad oggi. Per 4 anni ho vissuto ad Oxford. Sono stato direttore musicale al Mansfield College dell'Università di Oxford. Ho insegnato e suonato musica. Poi un sacerdote anglicano mi ha chiesto se potevo anche guidare regolarmente la musica nella sua chiesa. Era una chiesa ben nota perché C.S. Lewis ci andava sempre. Ma dai tempi di questo grande scrittore la partecipazione all'ufficio divino si è sempre più ridotta. Il nuovo parroco sosteneva che la musica era un elemento centrale della liturgia. Per questo cercavo un musicista. Un amico mi raccomandò, così ci sono arrivato. I miei mezzi lì erano limitati. Avevo un coro con 9 persone, 4 uomini anziani e 5 bambine tra 8 e 10 anni. Si può immaginare che la miscela di voci non era ottimale, ma gli anziani erano molto intelligenti. Si sono offerti di cantare sempre nell'ufficio divino serale e lasciavano che le bambine cantassero nell'ufficio divino principale. Lo consideravo fantastico e ancora oggi ho grande rispetto per questi 4 uomini, perché per dare la precedenza agli altri ci vogliono grandezza umana e forza spirituale. Abbiamo suonato alcune domeniche in questa formazione. Nella tradizione anglicana il compito principale del coro è quello di guidare il canto della comunità.
Inoltre abbiamo cantato uno o due pezzi di musica come solisti, a volte un'opera di 600, a volte musica di Teseo o qualcosa di moderno. Frisina. Dopo un po' di tempo, un piccolo ragazzino venne da me e mi chiese se poteva cantare anche lui nel coro. All'inizio ero un po' preoccupato di come avrebbe funzionato. Cinque ragazze più grandi e un ragazzo molto piccolo. Ma le ragazze erano così gentili che lui ha portato un amico. A poco sono arrivati più bambini. Con i bambini sono venuti anche i genitori. Alcuni dei genitori hanno iniziato a cantare nel coro e hanno portato anche loro degli amici. La chiesa si riempì sempre di più e dopo 2 anni invece di 60 persone c'erano 250 persone nell'ufficio divino. Questa non è stata la conversione di Oxford, ma alcune persone sono diventate più interessate a Cristo. E questo è ciò che importa. Ora vi domanderete come funziona. Non funziona come succede nella tecnologia o economia. Non avviene automaticamente, perché alla fine è Cristo e non noi a rendere possibile la crescita. Ma penso che siano alcuni fattori che possano favorire la crescita. In primo luogo tengo a menzionare la preghiera personale, perché mi sembra essere il fattore più importante. Anche in quegli anni ad Oxford ho cercato di avere una vita di preghiera regolare. Ho pregato non soltanto nell'ufficio divino, ma anche in privato. Nella mia preghiera personale ho pregato anche per il coro e per la comunità. Anche il parroco era una persona molto spirituale e conduceva una regolare vita di preghiera. Ritengo che questa sia stata una radice molto importante per lo sviluppo di questa comunità. La gente percepisce se qualcuno prega o no. Di questo sono pienamente convinto. Si percepisce se qualcuno si adopera a motivo della propria fede o no. Questo ho imparato della musica. Quando suono un brutto concerto, tutti nel pubblico lo sentono. Davvero tutti. Alcuni potrebbero non sapere perché è stato brutto. Per poter dire questo è necessario avere la conoscenza specialistica. Ma tutti i presenti nel pubblico lo percepiscono. Penso che sia esattamente la stessa cosa nell'ambito spirituale. Se parlo senza sentire col cuore ciò che dico, la gente se ne accorge e non mi prende sul serio, nemmeno se dicessi cose teologicamente giuste. Per questo credo che un concetto oggettivamente giusto non sia sufficiente. Nei paesi di lingua tedesca ogni qualche anno si sviluppano nuovi concetti pastorali. Vengono e vanno, e secondo la mia osservazione non cambia molto. Per questo credo che ogni concetto pastorale debba innanzitutto iniziare per impegno per la propria vita spirituale. Sono convinto. Se non ci impegniamo per la vita spirituale, la gente non ci crederà. La mia fede non crescerà nella profondità e la gente se ne accorgerà.
Un secondo fattore importante è la varietà degli stili musicali. Nella mia chiesa di Oxford abbiamo usato una grande varietà di musica. E la varietà è molto importante. Spesso ascolto grandi discussioni su quale musica sia quella giusta o quale musica farebbe venire la gente in chiesa. In queste discussioni si dimentica rapidamente che la musica non agisce automaticamente. Purtroppo, le discussioni sulla musica sono spesso molto emotive e questo non è una buona condizione per pensare chiaramente. Al contrario, sono intrappolato nella mia emozione e credo che ciò che mi ispira deve ispirare anche tutti gli altri. Ma questo è ideologia. Porta all'uniformità e quindi al pensiero totalitario. Se ci diamo a questo, perderemo molte occasioni ed è così che accade tante volte. Spesso sento l'argomento, canzoni di lode simili a quelle delle chiese reformati o free church, chiese liberi, altoparlanti e un sacco di tecnologia inviolerebbero i giovani. Sembra vero. Nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna abbiamo avuto un evento di preghiera con 3.000 persone. Era impressionante, vero, impressionante. Ma onestamente si deve anche dire, non è stata la conversione di Vienna. Ogni domenica 3.000 persone frequentano la cattedrale. Ogni domenica circa 2.000 persone si recano in una delle chiese di Vienna dove si celebra la messa classica viennese con coro e orchestra, musica di Haydn o Mozart o Bruckner. Molti dicono che queste persone sarebbero interessate solo ad un concerto gratuito. Può essere, ma ciò nonostante considero questa affermazione assurda o realmente presuntuosa. Lamentiamo che le chiese stanno diventando sempre più vuote e cerchiamo modi per la missione. In questo caso la gente viene in chiesa e ancora una volta questo non ci pare giusto perché non pensiamo che queste persone siano pie. Ma chi può leggere la mente degli altri? Non è una grande possibilità di evangelizzazione? Ci sono tante persone e questa è un'occasione da cogliere. Penso che sia più facile cogliere le opportunità se si ricorda che ciò che mi ispira non deve ispirare tutti gli altri. Ecco perché la varietà è così importante. Non tutti amano lo stesso, non tutti hanno bisogno dello stesso. Nella Chiesa Cattolica ci sono tradizioni e modi spirituali molto diversi. Ci sono San Benedetto, San Francesco, San Ignazio e molti altri. Persone diverse hanno bisogno di stili diversi. La varietà è necessaria, anche rende il nostro mondo, la nostra vita bella e la arricchisce. La musica mostra che la varietà e l'unità non si contrappongono. Ogni pezzo musicale è composto da molte tonalità e voci diverse. Ogni nota, ogni voce è importante. La musica nasce solo quando toni e voci diverse si incontrano. La varietà è importante, ma la varietà non è arbitrarietà. Non tutti è ugualmente buono.
quale musica è più adatta a seminare il seme del Vangelo nel cuore della gente. Quindi ci domandiamo, ci sono criteri per questo? Ci sono criteri per la buona musica sacra? Penso che dobbiamo menzionare almeno due criteri. Vedo il primo criterio nella questione se è meditato Cristo e non solo un sentimento religioso. Il secondo criterio per me è se la musica porta alla preghiera o meno. Penso che questi due criteri siano validi per tutti gli stili musicali. Primo, viene meditato Cristo. La musica sacra deve annunciare il messaggio della fede cristiana. La musica sacra è un annuncio. Ritengo che questo sia un criterio molto importante che non dovrebbe essere preso alla leggera. La musica sacra deve avere un contenuto e questo deve riferirsi a Cristo. La parola di Dio deve essere meditata e interpretata. Qui dovremo prestare attenzione e chiederci: è davvero la parola di Dio che viene risvegliata in noi o forse canto solo i miei sentimenti? Anche se questo sentimento è pio, è solo un mio sentimento personale e non è un criterio per una vera svolta a Cristo. Se solo canto Gesù ti amo, allora è certamente bello, ma dice poco su chi sia Gesù o su quale sia il mio amore per Lui. Forse alla fine è solo un essere innamorati, un sentimento bello che però dice più di me stesso, di miei propri desideri, che della persona che voglio amare. Se una relazione deve svilupparsi, allora l'essere innamorati deve diventare amore. Cioè devo amare l'altro per se stesso, devo conoscerlo, devo imparare ad accettarlo così com'è. Solo allora può crescere il vero amore. Un amore che va in profondità, un amore che è sostenibile anche in tempi di crisi. Nella questione sul rapporto tra musica e pastorale, tra musica e fede cristiana, ci troviamo, a mio avviso, proprio davanti a questo problema. Ci sono molte persone che cercano, che sono interessate a Cristo e si aprono attraverso la musica. La musica ha un grande potenziale perché ci apre emotivamente, ci apre perché impegna tutto il nostro essere. Per cantare devo usare i miei polmoni e le mie corde vocali, devo usare la mia mente e anche la mia emozione. La musica attiva tutto il mio corpo, penetra tutto il mio corpo. Ecco perché il canto è così importante per noi cristiani. Cristo non vuole solo una parte della nostra vita. A Lui non gli bastano alcuni pensieri di pietà. Egli è interessato a tutta la nostra vita. Cerca il nostro rivolgersi a Lui affinché il nostro essere iniziale possano divenire vero amore. Questo non sarà possibile se mi fermo alla mia emozione. Poiché la musica ci impegna con tutto il nostro essere, fa anche differenza se cantiamo i nostri propri sentimenti o se cantiamo Cristo. Stiamo semplicemente girando intorno a noi stessi e alle nostre proprie emozioni o mi rivolgo veramente a Cristo e alla Sua parola? In questo vedo un criterio per stabilire se la nostra musica ha o meno un potenziale spirituale.
possiamo giustificare questo criterio anche biblicamente. La Bibbia non ruota mai intorno ad emozioni generali, è sempre concreta. Ecco perché contiene così tanto di storia. Nelle opere degli uomini si mostra se cercano Dio o meno. In ciò che Gesù Cristo opera si manifesta l'amore di Dio e quindi Dio stesso. E questo amore è sempre concreto, così concreto che Dio stesso si fa uomo. Ciò che Gesù opera è il criterio per la nostra fede. A proposito, l'opera è l'unico criterio oggettivo. Tutti i sentimenti, tutte le parole possono essere vero o meno. Nell'opera si dimostra infatti se le nostre parole sono vero o meno. Pertanto, vale quando segue l'opera di Gesù, il suo amore fino alla morte in croce sono il nostro parametro concreto. Questa concretezza deve riflettersi nella musica sacra. Il secondo criterio, la musica conduce alla preghiera. La musica ha un grande potenziale di aprire il cuore delle persone per l'emozione. Per Cristo, ecco perché la musica deve centrare Cristo. Lo abbiamo visto nel primo criterio. Cantare solo i contenuti non è basta. Per questo non c'è bisogno di musica. I contenuti cristiani possono essere ottenuti anche via internet o, meglio ancora, leggendo la Bibbia. La musica sacra deve essere in grado di fare qualcos'altro. Non solo deve trasportare un contenuto alla testa, ma deve anche trasportare il seme di Vangelo al cuore. Pertanto, come secondo criterio per la musica sacra, menziono la musica sacra deve condurre alla preghiera. Esiste un criterio per questo? La preghiera è una questione molto personale e, come ho detto prima, non c'è automatismo. È vero, ma credo che un criterio ci sia. La musica ci apre le orecchie, ci porta al silenzio o ci impedisce di ascoltare. Ora potete domandarvi come è possibile che la musica non ci apra le orecchie. Devo sentire la musica con le orecchie. Ma sentire non è ascoltare. Questo è il punto. Viviamo in un'epoca incredibilmente rumorosa. C'è musica dappertutto, in ogni supermercato, ogni caffè, ogni bar c'è musica. In molti appartamenti la televisione o la radio è accesa continuamente. Ho l'impressione che lo scopo di questa musica sia proprio non farci più ascoltare. Se non ascoltiamo più, riflettiamo molto meno. Allora saremo molto più facili di manovrare. L'industria pubblicitaria lo ha chiaramente riconosciuto. Ecco perché ha un grande interesse per la musica e sta cercando concetti su come usare la musica in modo strategico. Penso che molte persone desiderino qualcos'altro. Quello che noi chiamiamo senso di vita. Per trovare il senso, la nostra anima deve giungere al riposo. Qui vedo un grande ostacolo del nostro tempo. Dove sono oggi i luoghi dove la nostra anima può riposare? Dove possiamo liberarci dalla polvere sulla nostra anima? I nostri edifici ecclesiali e il tesoro di musica sacra ci offrono un'opportunità incredibile.
sono tra i pochi luoghi che irradiano riposo e silenzio. Ci sono chiese che attraverso la loro tranquillità motivano la gente a pregare. Più volte ho sentito parlare di musulmani che erano completamente irritati quando visitavano una certa chiesa a Vienna. Alcuni sentivano una forte sensazione di dover pregare. Come musulmani secolari non sapevano come farlo e cercavano di farlo prima a casa. Alcuni poi tornarono in questa chiesa e trovarono alla via a Cristo e al battesimo. Ciò che offrono i nostri edifici ecclesiali dovrebbe essere ripreso dalle nostre funzioni religiose. Le nostre celebrazioni devono portare alla preghiera e la musica è un aiuto molto importante in questo, se porta alla preghiera e al silenzio. Anche questo ho imparato a Oxford. Il parroco di Oxford celebra le funzioni in modo tale che portassero alla preghiera, come ha fatto, lui stesso ha pregato. Forse per questo gli è stato facile lasciare tra le singole parti della liturgia un po' di spazio per il silenzio. La preghiera è un dialogo con Dio. Un dialogo è possibile solo quando sono pronto ad ascoltare. Devo aprire le orecchie per questo e non è facile, così facile perché viviamo in un tempo molto rumoroso. Se apro le orecchie c'è spesso un'altra difficoltà. A volte Dio mi dice qualcosa che non voglio sentire. Per molto tempo non volevo sentirmi dire che voleva condurmi ad una professione religiosa. Alla fine volevo fare un accordo con lui. Tu devi preparare la strada per me in questo modo e poi sarò d'accordo. Naturalmente non ha funzionato. Oggi sono grato che non abbia funzionato e che prima ho dovuto imparare ad ascoltare meglio Dio. Un passo importante in questo è stata la mia esperienza in Inghilterra. Lì ho imparato che l'ufficio divino e la sua musica devo portare alla preghiera e all'ascolto. Concludo. Oxford quindi mi ha segnato. L'esperienza musicale in questa chiesa anglicana mi ha insegnato molte cose su Dio, sul Vangelo, sulla liturgia. Non ho applicato un concetto, ma ho cercato di cogliere le opportunità concrete. 4 persone anziane, 5 bambini. Cristo ci offre sempre possibilità concrete. Non ci dà mai un mondo perfetto.